Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E chi l'ha vista questa cosa del governo tecnico, professor Cacciari? Certo. Ma guardi, spero anch'io con la Meloni che se qualcuno spera cose di questo genere non si traducano in realtà. Lo spero anch'io, proprio esattamente come la Meloni. Mi auguro davvero che la stagione dei governi tecnici sia finita. Dopodiché, appunto, questo governo che è stato democraticamente eletto ha, per esempio nel caso degli immigrati, la posizione che ho detto. Bene, gli italiani lo considerino. Se gli italiani sono d'accordo con questa posizione, continueranno a sostenere e a votare questo governo. Su altre ma questioni. Secondo lei, appunto, perché, nonostante magari quello che ha scritto alcuni giorni... Perché per una ragione molto semplice, Parenzo, per una ragione semplicissima, che quello che io ritengo un pericolo sussiste. Perché? Perché la sovranità di paesi come l'Italia e di tanti altri paesi, ma direi ormai di tutti i paesi europei, è una sovranità limitatissima. Quindi non si può governare se hai contro quelli che reggono le sorti economico-finanziarie del globo e che sono potenze davvero sovranazionali, sovrastatuali e sovranazionali, capito? Sono quelle potenze che hanno fatto, per esempio, non so se sa, le 1200 società principali degli Stati Uniti hanno fatto l'anno scorso 568 miliardi di utili. Ecco, e potrei continuare con cifrette di questo tipo, in una situazione nella quale appunto il ceto medio si impoverisce, la disoccupazione cresce, eccetera, eccetera. Quindi siamo in una situazione, non per colpa della Meloni, siamo in una situazione in cui bisogna dire realisticamente agli italiani, io non riesco a capire che cosa temono i politici di dire qualche volta, diciamo, un 10% di verità. Sì. Ecco, invece esatto, di raccontarsi le palle, ma cosa credono? Che siamo tutti proprio stupidini? E allora questo, ecco, professore, no.